come la stiamo facendo in carriera. Dove siamo? Round 1 Italia, sì, però ne facciamo un'altra. Sovrascrivi, sì, perché vetture classiche. Ferrari 2004. Monza. Che ho saltato male, non lo so perché. Sì, ho saltato male. Allora, postazioni gara, aiuti. Questo così, orario di 9, condizione. Va bene. Distanza. Ah no, addirittura avevamo messo 3 giri. Multiclasse, spec, ok. Ha cancellato tutto. Allora, sessione breve. Qualifica, tentativo unico. Grazie mille a Crucitti per la donazione. Ok, non so se era quella di prima o se l'hai rifatta. Comunque, nel caso, grazie mille per la donazione. Quindi, funonzia, funonzia. Forse è arrivata in ritardo, non lo so. Fammi sap nel caso, se era quella di prima che. Se era impallato il sistema. Manuale con 25%, ci sta. Per il resto, sì, postazioni gara. 5% avevo messo meteo dinamico. No, meteo dinamico, dai, facciamo stavolta limpido perché ora d'inizio mettiamo personalizzato, cioè all'alba non si vede una sega, dai, facciamo mezzogiorno proprio nel caldo più totale. E avanza. Penso che abbiamo settato tutto, non lo so perché stavo leggendo la chat nel caso. Spero di non essermi dimenticato niente. Gentili ascoltatori, mancano ormai pochi. Ma sì che manca poco allora. Non lo so, noi qualche assetto forse ce l'abbiamo. Può andare bene l'assetto che avevo io per le vetture del 2007? Probabilmente no. Ma noi che ce frega? C'è Monza, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo una Monza, dai. Ci metta questa Monza. Allora. Vabbè, facciamoci un giro di prova libera per vedere se funzionanzia. Ok, aggiorniamo l'assetto. Trapana il cervello. Attenzione, qua ci trapana il cervello. Grande così. Saluto a chi sta andando intanto e a chi si sta unendo, eventualmente. Qua niente DRS, niente Kers. Tutta prepotenza. Occhio. Porca troia. Molta prepotenza. Vabbè, arriviamo comunque a degni 355. Occhio. Qua dobbiamo andare estremamente di prepotenza. Sguiscia parecchio, direi, quindi probabilmente l'assetto non è per niente buono, ma sti cazzi. Oppela. Questa ce la facciamo tutta di traverso, mi sa, eh. Non. È come se pattinasse un pochino. Quindi penso che avremo delle serie difficoltà. Ma proprio tante. Che tra l'altro vorrei dire, in 22 giri di Spa non abbiamo neanche utilizzato un flashback. Non vorrei dire niente, però. Qua forse sì, ve lo sto dicendo perché qui forse li useremo. Perché, come vedete, non è propriamente easy. Meritatissima Vabbè. prima posizione. Ma non è vero, abbiamo fatto tutto in derapata. Comunque, possiamo ritirarci dalla sessione e andare alle qualifiche. Ma sì, che ce frega, ce la facciamo in derapata, olè. Accosta, accosta, salve, salve. Vada, vada. Preparatevi ai flashback, presumo, ragazzi, perché come avete Le notato prove libere è sono tutta finite, a derapata. presto! E queste erano gomme nuove, quindi. Avanza, avanza, ci facciamo.
il nostro... Qui all'autodromo di Monza. Sì, ci faccia fare le qualifiche, per favore. Con gomme D, che saranno dure. Solo queste abbiamo. Che cazzo è? Perché giustamente queste sono auto storiche, quindi non so se ci siano... Grazie mille a Felipe Massa per la donazione. Ha donato Felipe Massa solo perché ha vinto. Se no volevo vedere se ci donava il signor Felipe. Grazie mille, grazie mille. A parte gli scherzi. Il nostro Filippo Massa è un grandissimo compagno di scuderia. È stato il nostro... era la stagione in Ferrari, se non sbaglio, c'era Filippo Massa, che è aliena dalla nostra grandissima amicizia e grande sportiveggianza, anche come abbiamo visto, eh. Comunque, a parte tutto, abbiamo fatto un gran giro a Spa, Ma abbiamo anche la miscela, è vero, abbiamo anche la miscela. Vai di prepotenza qua, occhio, eh. Momenti di concentrazione, perché qua non possiamo sbagliare niente. Occhio. In gara non penso la riusciremo a reggere per tutti i giri in questo modo, eh. Oppela. Ma che cazzo. Ma sguiscia di bruma. Scusate, delle gomme che siano appropriate. Non ce l'abbiamo. Che veramente è come se fossimo sul bagnato. Ora effettivamente non so se sia l'assetto, però non credo. Ma quello sarebbe il tempo migliore degli altri. Sembra strano. È abbastanza difficile da tenere. Non so se l'assetto, perché quelli alla fine sono gli assetti che uso per la carriera che ho portato. Ora non ci resta che aspettare la gara. Tornate con noi domani per assistere al Gran Premio. A presto. Siamo là con i tempi, più o meno. Abbiamo fatto 7 decimi un po' più sportiveggiati, però abbiamo fatto danno, quindi adesso vedremo in gara. E tutte Ferrari del 2004, sì, vabbè, evidentemente la sì, tutte Ferrari del 2004. Ok, sarà un po' problematico riuscire a tenerla in gara, però ci si prova. Grazie mille a Paul Terry per la sottoscrizione, per il quarto mese, grande. Ci si prova. Vabbè, dubito che possiamo fare tutta la gara da prima, perché... Hai fatto un ottimo lavoro, ma non è ancora finita. Cerchiamo di conservare il vantaggio e proteggiamo l'interno. Allora, non ci dobbiamo fermare per niente. Quindi già non reggono adesso le gomme. Figurarsi. Mettiamo benzina per un paio di giri in più anche qui. Un paio di giri in più. Ci può sta. Va bene, senza soste, ci sta. Sì, con quelle storie che possiamo andare un po' così. Grazie mille a Mattinet per la sottoscrizione. Grazie mille, Matti. Andiamo. Olè. Sì, le gomme penso siano fatte veramente. Non con gomma, ma con una sostanza antiaderente. Cioè, capisco che magari è un po' gomme fredde, ma che cazzo ne so. Buona partenza. Grazie, ma non è vero, però va bene uguale. Ma siamo appena partiti. Vabbè, giustamente, magari dal giro delle qualifiche, non lo so, ma non arriveremo mai, secondo me, con queste gomme. Bella. Allora, vediamo un po' come si mette la situazione.
poi proviamo a fare una cosa suicida. Non si vede un cazzo. La usiamo per poco, ve lo dico subito. Che non vedo un cazzo. Non so come si veda schermo, però va bene. Io onestamente vedo ben poco. E adesso ci sverniceranno anche. Anche perché non vedo neanche gli specchietti, vabbè, comunque. Vediamo le freccette. Piano. Fatemi sap come sta visuale. Secondo me non si vede un cazzo, però va bene. Quella. Siamo lì lì comunque. Ok, via libera. L'altra diciamo che... vabbè, ti aiuta anche a guidare perché vedi un po' meglio, così effettivamente si vede un po' poco, però... se vi garba la possiamo anche lasciare, Fino a quando resisto si può fare. Devo stare un po' più concentrato effettivamente qua, perché comunque siamo sempre a leggenda e con un'auto che abbiamo visto non essere propriamente facile da guidare. Quindi siamo sempre in tensione, perché comunque questi qua dietro che ci tampinano. Comunque dubito che riusciremo a fare tutti sti giri con ste gomme. Non lo so. Vabbè. Poi useremo anche un po' di miscela grassa eventualmente. Vabbè, magari tanto per cambiare proviamo ad usare questa in questa gara. So che in tanti me la chiedevano anche per la carriera, però me garba più l'altra, però ogni tanto così magari approfittiamo per le live per testare altre cose che facciamo durante la carriera. Così non vedi neanche qual è la marcia consigliata. Ora Monza magari un po' più intuitiva, però all'inizio può servire anche il fatto delle marce consigliate. Sì, un po' di miscela grassa ogni tanto la usiamo, anche se giusto perché ne abbiamo un bel po', se no ci appesantiamo. Però non so se loro faranno, maledetto, faranno il pit.
Lasciamola un po' la miscela grassa, così ci consumiamo un po' di benzina. Dai, dai, che prendiamo un po' di spazio. Sperando che possano resistere le gomme. Benissimo, tra l'altro. Finora questo è il miglior tempo. Abbiamo ancora un po' di miscela grassa, ne abbiamo un bel po' in realtà, però. Pensavo potesse servire di più, invece. Parlo un po' meno, ragazzi, perché come potete ben immaginare è abbastanza complicato gestire quest'auto. Poi tra l'altro anche con questa visuale che effettivamente ti dà qualche problemino in più. Occhio. Ma le gomme in linea teorica ci stanno, dai, ci stanno ancora. No, sembra che forse resistono le gomme. Devono resistere per forza, perché non credo di fare il pit. Lì si inizia ad andare un po' troppo in derapata, però. Ah, è così di prepotenza. Stiamo distaccando adesso con la miscela grassa, giustamente. Attenzione, attenzione. Che è successo? Così. Ci fa la super cazzo. Qual è il problema? Mi scusi. Ah, c'è un'auto ferma. E mi urla attenzione così. Bandiera scusi. Verde. Là dobbiamo andare sempre di controsterzo, cosa che è abbastanza difficile perché sei in controsterzo al bordo pista su un cordolo, poi basta poco per cazzo per andare oltre, perché poi col controsterzo puoi sempre
dare un colpo eccessivo e ritrovarti fuori. No, non giro, attenzione. Per le gomme evidentemente hanno deciso per queste classiche di andare ad utilizzare una mescola sola per tutte, presumo. Però una mescola che fa un po' cagare in realtà, però vabbè. Ma sì, scialacquiamolo. Ci abbiamo in abbondanza. Abbiamo fatto anche un 1.21.7, ci può stare in gara. Benzina, praticamente la grassa a due giri in più ci è durata tantissimo, ci sta durando tantissimo. Perso un pochino quella, però dai, abbiamo migliorato ancora un po'. Poi siamo impantanati sul panettone maledetto. Ma qua è una costante la derapata, va bene. Siamo abituati. Forse ci finiamo la gara direttamente. Stavolta qua non siamo andati troppo in derapata, bene così. In realtà qui abbiamo visto che potevamo forse mettere anche una difficoltà un po' più alta, però
abbiamo provato prima, eravamo andati abbastanza bene, era stata combattuta. Adesso qui a Leggenda invece siamo andati abbastanza bene per il momento, nessun danno eccessivo per il momento, mai dire mai. Ecco appunto, e beh, che sto cercando di fare anche giri decenti, però sei all'ultimo giro. Grande così. La soddisfazione della Ferrari del 2004, eh. Ti consigliamo di passare al Mix 2, carburante al Mix 2. Ma secondo me ce la facciamo arrivare alla fine, dai, buon uomo. Cazzo. Siamo un tantino lungo lì. L'ultimo giro ce lo siamo giocati, va bene. Va bene, va bene. Grande la Ferrari del 2004. Olè. Bene, bene, bene. È stata meno avvincente magari del dell'altra, però io non oso immaginare loro. Abbastanza, hanno lavorato direi sodo per arrivare lassù. È una grande soddisfazione vederli raggiungere il podio. Ok, ok. No, diciamo che questa visuale è più complicata magari adesso perché eravamo soli e non c'erano gli altri, però immaginatevi le auto di lato, non si capisce un cazzo secondo me, perché vabbè, poi magari la visuale si può cambiare un pochino mettendo è tutto per il Gran Premio un po' più di oggi. Un dietro da parte mia il e di Luca Filippi, e arrivederci, l'inquadratura in modo tale da vedere gli specchietti retrovisori, però è abbastanza complicata da utilizzare perché giustamente c'è il musetto dell'auto che ti copre un po' di visuale. L'altra classica, tra virgolette, quella che utilizziamo noi, vedendo un po' più dall'alto vedi un pochino meglio sia le curve sia le traiettorie. Calcolate che i piloti fanno mille giri di prove, la sanno a memoria la pista. Noi per quanto possiamo fare quei 20 giri tra gara e tutto, però non è facile memorizzarla, quelli 20 giri se li fanno in un attimo, quindi è più complicato quando ci sono altre auto perché ce l'hai di lato. Adesso possiamo anche ripiazzare forse l'altra camera, che ci salutiamo, adesso abbiamo fatto, aspettate, adesso si impalla.